Siamo a Urbino, convegno Mense Bio, siamo con Daniele Ara dello sportello Mense Bio e di Prober. Cos'è lo sportello Mense Bio e chi è Prober? Lo sportello Mense Bio della Regione Emilia-Romagna è un servizio della Regione gestito dall'Associazione dei produttori biologici dell'Emilia-Romagna, che ha la funzione di supportare le amministrazioni comunali nell'applicazione di una legge regionale, la 29 del 2002, che prevede l'introduzione massiccia di prodotti biologici nella ristorazione scolastica e collettiva in generale. Quindi è un servizio di supporto, lo scopo di aiutare l'amministrazione a fare i capitolati, di reperire i prodotti quando c'è un problema di scarsa reperibilità e in generale per far dialogare tutti gli interlocutori della ristorazione pubblica. E Prober? Prober invece è l'associazione dei produttori biologici e biodinamici che associa circa il 70% delle aziende della nostra regione, e piccole, medie e grandi aziende, sia di agricoltori che di trasformatori, per cui è un po' la Confindustria del biologico. Benissimo, noi vediamo un po' sul nostro territorio che la mancanza di competenze proprio nello scrivere i capitolati, nel conoscere le normative è un po' un limite, no? Questo è un territorio paradossalmente che produce tanto biologico e dove ancora nelle mense invece stenta un po' ad affermarsi, e quindi sicuramente un'esperienza simile pensiamo potrebbe essere importante. Dall'esperienza che avete visto ha, diciamo, accelerato l'introduzione del biologico nelle mense? Sì, devo dire che una cosa che forse ha aiutato paradossalmente era che la regione non ha mai previsto contributi come in altre situazioni, cioè ha cercato invece di costruire servizi e occasioni dando degli indirizzi chiari ai comuni. Quando si danno i contributi succede che a volte il comune lo fa finché ci sono i contributi, poi dopo quando finiscono inevitabilmente c'è un po' un crollo, diciamo, della motivazione, quindi paga molto secondo noi cercare di aiutare i comuni a scrivere i capitolati, organizzare le filiere e aprire continuamente dei tavoli di concertazione per fare le scelte giuste. È chiaro che la Regione Emilia-Romagna è stata anche facilitata al momento che le grandi e piattaforme di raccolta e distribuzione del biologico sono presenti e quindi abbiamo tutte le filiere che in qualche modo hanno uno snodo nella nostra regione. Nella regione Marche, che produce biologico di grande qualità, di eccellenza, forse ha qualche problema in più rispetto proprio all'organizzazione e alla logistica. Bene, speriamo che questo convegno e gli esempi portati possano essere anche positivi per avviare questo tipo di cose. Grazie. Grazie a voi.